In questo secondo video vedremo come effettuare una sutura, quella più semplice, ovvero sia con dei punti singoli. Voi vedete che si entra a un bordo della ferita, tenendosi all'incirca un centimetro dal bordo, perpendicolarmente a questa, sia la cute che perpendicolarmente al bordo della ferita, e poi ruotando il polso e seguendo la naturale curvatura dell'ago, si fuoriesce sempre sulla stessa linea immaginaria a un centimetro di distanza dall'altro lato della ferita. Lasciamo poi, facendo scorrere il filo all'incirca 2 cm di coda nella parte distale, ed effettuiamo prima 2 giri in un senso intorno al portaghi per andare appunto a iniziare quello che è il nostro nodo chirurgico, un altro giro con il filo intorno al portaghi nel senso opposto ai 2 di prima, e un ultimo giro ancora in senso opposto, ovvero sia con lo stesso senso che abbiamo utilizzato per i 2 precedenti. E quindi andiamo a tagliare il filo lasciando all'incirca 1 cm di sutura da ambo i lati.